Sono in Piazza della Signoria a Firenze e forse non tutti sanno che sul pavimento c'è una lapide commemorativa in memoria del punto esatto dove il frate Girolamo Savonarola, insieme ai due confratelli Buonvicino e Maruffi, furono arsi il 23 maggio del 1498. Prima però i tre religiosi furono impiccati e non arsi vivi. Savonarola esercitò un governo teocratico dopo la cacciata dei Medici da Firenze, rimproverando il lusso sfrenato, la sodomia, tanto che molti artisti, tra questi anche Botticelli, rimasero influenzati. I seguaci del Savonarola si chiamavano Piagnoni. La Signoria, temendo che qualcuno di loro si impadronisse dei resti dei giustiziati, come reliquia fece disperdere anche le ceneri in aria. Il supplizio del Savonarola e dei suoi compagni è rappresentato in un dipinto anonimo conservato al Museo di San Marco, che ci mostra anche com'era originariamente la pavimentazione della piazza.